Intervenire a ogni costo è stato il tema dell'incontro di oggi qui in università. Intervenire a ogni costo è una pubblicazione di Medici Senza Frontiere realizzata nel 2011 in occasione del 40° anniversario dell'organizzazione. Attraverso l'incontro organizzato dal professor Papisca abbiamo cercato di ripercorrere i principali temi trattati all'interno della pubblicazione, in particolare tutti quei dilemmi, quei compromessi e quei negoziati che un'organizzazione come Medici Senza Frontiere è costretta a fare e deve fare per poter lavorare in contesti di conflitto. Per fare un passo indietro rispetto a Medici Senza Frontiere, ricordiamo che è stata fondata nel 1971 da un gruppo di medici e da un gruppo di giornalisti con due obiettivi. Il primo, fornire assistenza medica alle popolazioni in pericolo, alle vittime di guerre, catastrofi naturali, epidemie, e dall'altro lato denunciare le violazioni dei diritti umani, la strumentalizzazione degli aiuti umanitari e il mancato accesso alle popolazioni che Medici Senza Frontiere riscontrava sul campo durante i suoi interventi. Questo tipo di attività, che viene definita attività di testimonianza, si basa su due principi: la presenza e l'essere testimoni diretti, poter vedere con i propri occhi delle situazioni di cui MSF è testimone, e l'altro aspetto sono la presenza di dati medici, di dati epidemiologici, insomma di informazioni non confutabili, non strumentalizzabili da questo o da quel potere politico. Basare le proprie attività di testimonianza e di denuncia su rapporti medici e dati medici significa poter avere una denuncia che nessuno può attaccare, che nessuno può smentire. In 40 anni di attività, Medici Senza Frontiere ha costruito la propria esperienza in contesti di guerra, dall'Afghanistan alla Somalia, all'ex Jugoslavia, alla Cecenia, in situazioni di disastri naturali come lo tsunami del 2004, il terremoto di Haiti del 2010, e di fronte ad epidemie come epidemie di colera, di morbillo e di altre malattie mortali. In questi anni, soprattutto in contesti di conflitto, e questo è l'oggetto del libro Intervenire a ogni costo, Medici Senza Frontiere ha dovuto sperimentare modalità di intervento specifiche a seconda del contesto di intervento e a seconda degli interlocutori. Con questo libro MSF ha voluto, diciamo, aprire un po' gli armadi, scoprire le carte su che cosa significa e come si possa intervenire in un contesto come la Somalia, devastato da una guerra civile che dura dal 1991, gestito da clan e da signori della guerra, e appunto come si negozia il proprio spazio di intervento, con chi ci si siede al tavolo. E questo qui senza ipocrisia.